Signore e signori, un caloroso benvenuto da Marco D'Alessio al Pala Giannizzi di Torino. 20ª giornata di Serie A2, girone verde, Reale Mutua Torino contro Benacquista Assicurazioni Latina. Per De Vico, riapertura per Mayfield, piedi per terra, solo ferro per lui, rimbalzo offensivo di Jackson che va su. Di gripa di Jackson che non va a bersaglio, rimbalzo offensivo di De Vico e poi Jackson Junior con una schiacciata da mettere in cameretta. Rimbalzo Mayfield che deve affrontare Fall in transizione. Il numero doppio zero si arresta da tre. Schina intanto prova a trovare un pertugio contro Fall. Si alza Schina dal mid range. Rimbalzo ancora una volta di Demerio Mayfield che si sta veramente dannando ambo i lati del campo per dare una mano alla squadra. Ancora va su. Transizione rapida per De Vico, preso proprio in consegna il numero 8. Si mette in post medio il numero 21 che si butta all'indietro, la mette su! Moretti, De Vico, il poser costretto a riaprire proprio sul numero 40. Step back di Pepe che fa saltare Moretti, la mette su! Simone Pepe, fuori equilibrio! Per coach Ciani, infatti subito Pepe fa provare la tripla! Che ora mette nelle mani di Guariglia contro Moretti, va sul numero 18! Schina prova a muovere molto di più giocatori e pallone. La Reale Mutua, qua Jackson prova uno step back difficilissimo, Ron Jackson Jr. Bersaglio di Rodriguez, Schina va fino in fondo, riapre per Mayfield in angolo, va a prendersi l'out, extra pass di Schina per Pepe da tre. Uscita di Tafly dal time out, ottimo lavoro di Tafly in post per De Vico che fa partire da tre. Nicolò De Vico da dietro l'arco, preferisce andare da Pepe dalla media distanza. Simone Pepe, ma ancora una volta poser per il blocco su Parrillo. Qua Simone Pepe cerca e trova poser in maniera eccellente. Tra la situazione offensiva, la mette nel pitturato per Jackson, cerca e trova De Vico. End one di Nicolò De Vico che suona tanto di vittoria per la Reale Mutua. Quindi Reale Mutua 80, Benacquista Assicurazioni Latina 66. La squadra torinese trova l'ottava vittoria di fila, nonché ottava vittoria in casa su 9 disputate, e agguanta la 15ª vittoria in questo campionato.